I Am My Dream, second out, fuori secondi, qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. Oggi sono qui con Matteo, benvenuto Matteo. Ciao. Abbiamo subito un pensierino per te. Figata, grande, bellissimo. Ascolta Matteo, io ho una domanda da farti. Che cosa consigli a chi vuole seguire i tuoi passi? Faccio partire il tempo. Direi pensateci bene, perché è stato un percorso non semplice, ma scherzi a parte, secondo me la cosa più importante è capire esattamente che cosa vuoi essere da grande. Cioè, tutti noi cresciamo e ci insegnano che dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grandi. In realtà oggi cosa vogliamo fare è anche abbastanza facile capirlo. E quello che non è facile capire è che spesso ci può essere una dissonanza totale tra ciò che siamo portati a fare e invece ciò che vogliamo essere da grandi. Io questo l'ho capito facendo quello che volevo fare. Dopo un po' di anni nell'industria, lavoro nella moda, mi sono trovato a realizzare il fatto che tutti i giorni non ero quello che volevo essere da grande. Una persona che vuole rispettare l'ambiente, che non vuole fare del male alle persone, che non vuole uccidere veramente bambini per fare i vestiti. E quindi una volta realizzato quello ho detto benissimo, troviamo il modo di far combaciare le due cose. Voglio fare ciò che voglio essere. E, trovi un problema, cerchi in tutti i modi di costruirti a quel punto una realtà che sia in grado di mettere in discussione lo status quo che vuoi combattere. Cioè questo è quello che volevo fare, il consiglio più grande che posso dare. Non limitiamoci a pensare che quello che c'è oggi nel mondo vada bene. E secondo me tutti i ragazzi che nel momento in cui si troveranno ad affrontare il primo lavoro si renderanno conto che da loro ci aspettiamo, abbiamo la responsabilità di reinventare il presente proprio per costruirci il futuro che vogliamo. Non abbiamo alcun tipo di alternativa oggi. Nel 2008 ho iniziato il mio percorso nella moda, nel 2015 mi sono licenziato e ho cercato di mettere in discussione lo status quo. Sono passati quasi 8 anni e non è così semplice, ci è voluto un po' per tirar fuori le palle, scusa se può dire, per licenziarmi, mettere in discussione tutto quello che avevo costruito fino allora e trovare anche la formula giusta per realizzarlo. Credere nei propri ideali, nei propri valori, nei propri principi è il consiglio più spassionato che posso dare, perché una volta che hai ben capito quello, secondo me trovi persone attorno a te che la pensano come te, che ci sia un allineamento totale e con quella sinergia sei in grado di costruire un'impresa che sia poi funzionale a rispondere alle reali esigenze dell'umanità. E per impresa intendo azienda, uno sport, un lavoro in freelance, il giornalismo, qualsiasi cosa. Ti vedo tranquillo, ma quanto difficile è? Mi vedi tranquillo oggi, mi è stato parecchio dura. Non ho dormito tante notti, mi restavo con gli occhi sbarrati fino alle 4 del mattino e succede tutti i giorni in realtà. Ci è voluto un po' per capire anche come trovare la stabilità psicologica poi per mettersi in proprio da solo e affrontare un percorso di questo tipo. Cioè, credo non sia assolutamente facile, nel senso che mi rendo conto e mi identifico in te, ragazzo giovane, che provi a fare qualcosa di diverso. Non so te, ma all'inizio dicevo che ero pazzo. Bene, abbiamo concluso la prima domanda. Fantastico. Fa pure partire il timer che ti faccio una domanda, anzi io e il papero. Senti, io il papero, vorremmo sapere qual è la cosa più strana che hai mai fatto nel tuo percorso? Bah, diciamo che intanto incontro tante persone strane ed è questo anche un aspetto positivo, forse un aspetto dello sport, uno sport anche un po' particolare se vogliamo dire. Ma la scelta più strana che ho fatto, forse ti metterai anche a ridere, è stato proprio quando io ho deciso, guarda te, di togliermi la camicia e indossare i guantini lattici e andare a pulire i bagni del palazzetto dello sport. Cioè, ti metterai a ridere, immaginavo, perché effettivamente è una cosa strana. È stata una cosa, una scelta molto strana e anche difficile e anche particolare, ci ho riflettuto tanto. Quando io ho deciso e ho pensato che lo sport lo puoi fare ad alti livelli solamente in una fase della vita, quindi non puoi permetterti di rimandare fra 2 o 3 anni di fare una certa tipologia di scelta, ma devi farla velocemente e anzi a volte anche bruciando un po' le tappe. Quindi io sono diplomato geometra, quindi lavoravo già in uno studio da geometra e ho deciso di togliermi la camicia, quindi di mollare l'ufficio e di continuare quello che già facevo, quindi di trasformare solamente uno sport che era una passione
in una sorta di lavoro, ma subito l'ambizione non era quella di diventare un campione, ma di riuscire a fare della mia vita lo sport. Quindi non ho detto vado a allenarmi e divento un campione, ma mollo il lavoro, trovo il sistema per mantenermi e nel frattempo anche alleno e mi alleno. Ed ecco, tutto è nato da lì. È stata una scelta molto faticosa, perché poi diventa difficile anche a spiegarlo non solo ai genitori, che sempre hanno capito come sono e mi hanno sempre appoggiato e li ringrazio, ma soprattutto le persone più anziane come i nonni, che figurati, il geometra era una delle figure più importanti del paese una volta. È andato del pazzo anche a te. E mi è andato del pazzo. La gente del paese stessa che dice ma come, tu lavori in uno dei più grandi studi e ti licenzi per andare a fare quella scelta lì. Adesso però voglio vedere quante persone invece mi dicono che ho sbagliato. Cioè, quindi io, una cosa che è una scelta difficile, però è il messaggio anche che voglio sempre lanciare. E quando vado nelle scuole a raccontare ai ragazzini che cosa penso, dico sempre: ragazzi, voi dovete inseguire anche il vostro sogno, il vostro obiettivo. Attenzione che deve essere una cosa realizzabile, deve essere una cosa concreta, e anche se poi effettivamente si arriva in alto, ma comunque c'è sempre stata una piccola evoluzione giorno dopo giorno che ti ha portato a diventare quello che sei, aver creato e costruito nel tuo percorso dei bei, diciamo, traguardi. Perfetto, sono rientrato, perfetto. Quanto è importante l'educazione scolastica per la crescita personale e sociale? Allora, non so a te, ma a me personalmente la scuola ha dato tantissimo. Mi ha dato due cose. A, mi ha dato proprio le basi per capire esattamente che cosa volevo essere da grande, quello che abbiamo detto prima che è fondamentale, ma soprattutto, e devo dire soprattutto l'università, mi ha fatto capire quanto al tempo stesso sia importante rivoluzionare un certo tipo di educazione scolastica che spesso tende a... proprio perché viviamo in un momento di transizione, non so come la pensi tu, ma veramente secondo me oggi viviamo in un momento storico particolare in cui l'educazione scolastica in certi ambiti è ancora legata a dei paradigmi che appartengono al passato, mentre lo scopo dello studente oggi è quello di, per forza di cose, capire cosa ci sta dietro il passato, l'heritage, l'eredità, perché quella è la base, la fondazione di tutto, ma al tempo stesso dobbiamo dare gli strumenti per, in modo creativo, innovativo, avere consapevolezza di come mettere in discussione quello status quo, perché il paradigma che abbiamo studiato non vale più e va reinventato nel nostro ambito e in tante altre industrie. Io ho fatto economia all'università e lì ho imparato cose che oggi invece sto cercando di mettere in discussione. Ecco, io invece, un po' per sfortuna, io andavo bene a scuola, come ti ho raccontato, sono diplomato geometra, purtroppo non ho avuto la possibilità di andare all'università. Dico che una scelta del genere non è mai troppo tardi, quindi ancora oggi posso, diciamo, intraprendere nuovamente, e mi piacerebbe anche in un futuro ricominciare a studiare. Però credo che è importante per i ragazzi studiare, è importante soprattutto che i ragazzi facciano e studiano quello che piace. Cioè è fondamentale, secondo me, il mondo sta andando molto sempre di più nello specifico, quindi bisogna effettivamente collocarsi dentro al proprio ambiente e trovarsi a sapere molto bene di quella specifica cosa lì. Ecco, logicamente la storia, le cose generali, i ragazzi devono saperle. Io ho avuto un insegnamento scolastico buono, una formazione anche familiare che comunque mi ha dato dei valori, e credo che anche la strada intesa anche come dire stare in mezzo alla gente mi abbia insegnato tantissimo, perché poi la scuola ideata come quella che abbiamo oggi è solamente, come dire, utopia. Cioè, secondo me la scuola molte volte rappresenta delle cose che poi i ragazzi, una volta uscito da quel mondo lì, fanno fatica a identificarsi, fanno fatica anche a mettere in campo quei valori lì. Ecco, non so tu cosa ne pensi, ma credo... Tornare a ritrovare la verità in tutte le cose. Perfetto. Bene, io direi bene, buona la prima e grazie mille.